Sonia Stumpo, il Consiglio regionale ha deciso di non decidere, rimandando il tutto al 25 marzo. Io penso che ieri è andato in scena il fallimento del Consiglio regionale della Calabria e siamo ai titoli di coda. Ora, quanto verrà scritto dopo ieri è qualcosa che insomma vedremo, verificheremo, ma sicuramente quello che è stato scritto ieri è una brutta pagina per la Calabria in tema di adozione di norme di civiltà che vengono ulteriormente negate, e vengono negate in una pantomima tenuta da destra a sinistra con insulti anche gratuiti rivolti a donne che in tutti questi anni hanno speso il loro tempo nella battaglia della legge di tutto quello che riguarda i diritti delle donne e del genere. Ora, è stata veramente una brutta storia quella che noi abbiamo visto ieri in regione, perché guardi, si è andato anche oltre i numeri, non era semplicemente un dato numerico che ha impedito l'adozione di una legge, ma si percepiva fortemente una resistenza politica all'adozione della norma con il falso buonismo del vogliamo però partecipare tutti. E allora noi a questi giochi non giochiamo. Lo diciamo molto chiaramente, si assuma la responsabilità per intero di questo fallimento chi gestisce questa partita oggi, che è il Partito Democratico, perché al Partito Democratico è ascrivibile questo fallimento, visto che da quei banchi che nasce, diciamo così, tutta questa operazione del gioco, ma paghi pegno anche quella destra che ha insultato le donne con le parole dette dai consiglieri e con i fatti nel metodo adottato in maniera compiacente da parte di un consiglio che sembrava iscritto ad un unico partito politico. Ecco, possiamo dire che purtroppo la Calabria è ancora una regione fallocentrica. Sì, no, io sono veramente... dire dispiaciuto è una parola troppo, diciamo così, piccola. Sì, questo atteggiamento maschile è veramente inspiegabile, medioevale. Qualche giorno fa mi è toccato di dire a Crotone sleghiamo l'8 marzo, perché il brutto volantino che è venuto fuori a Crotone in occasione della giornata internazionale della donna. E allora oggi c'è da dire per il Consiglio regionale sleghiamo il Consiglio regionale, cioè non se ne può più, anche basta, diciamo. Spera per il futuro, meglio, spera che il 25 di marzo si prenda finalmente. Io spero che i calabresi e quindi le forze politiche che si apprestano a avviare una campagna elettorale, perché a questo punto tutto ciò che succederà dal 12 in poi, quindi da oggi in poi, sarà un'attività per tirare a campare. Vale il ragionamento fatto da un consigliere regionale, dal consigliere Guccione, che dice si è nell'ultima fase, forse nel patto di legislatura che la destra e la sinistra farà per tirare a campare questi ultimi mesi. E allora io chiedo alle forze politiche che si appresteranno ad avviare questa fase elettorale di voler ragionare un attimo in più e di voler spendere quante più donne possibile in questa campagna elettorale, anzi direi di voler candidare le donne alla presidenza della Regione Calabria ed avere così finalmente un cambiamento anche in Calabria, anche perché io penso che questo è il momento in cui bisogna usare di più, perché solo con le donne possiamo pensare di imprimere alla Calabria un vero cambiamento, un vero rinnovamento.